Sì, siamo nel rush finale di questa campagna elettorale di Anna Marina per le comunali. Oggi presente Alice Salvatore a sostegno della candidatura di Simone Borgherello. Sì, sosteniamo i nostri candidati sindaci che sono persone incensurate, persone sconosciute alle procure. Quello che, di cui ha bisogno l'Italia, in particolare i comuni, sono persone responsabili, persone che finalmente conoscono da vicino la vita dei cittadini e si mettono a disposizione per avere uno scambio continuo con la cittadinanza. Ad esempio qui in questo punto informativo è stata messa a disposizione una bacheca dove i cittadini possono aggiungere, inserire tutte le loro proposte da effettuare poi sulla cittadina di Anna Marina una volta vinte le elezioni. Ci sono molte cose da fare in realtà in questa cittadina che è meravigliosa, è bellissima. Ad esempio, d'estate, quando la popolazione arriva a essere 10 volte quella che normalmente è durante l'inverno, vengono avvertiti dei problemi relativi ai rifiuti, all'odore provocato dalla mancanza di raccolta dei rifiuti con una frequenza sufficiente e necessaria. Questi sono falsi problemi, perché se un'amministrazione pubblica fosse responsabile e seria, attuerebbe subito una raccolta differenziata porta a porta o anche in un altro sistema, un sistema molto più semplice, ad esempio distinguendo due cassonetti, uno per l'umido, l'altro per tutto il resto del materiale. In questo modo, mettendo l'umido da una parte, si elimina subito il problema dei cattivi odori, il problema di vivere in una condizione di disagio continuo. Sono queste piccole soluzioni che i nostri candidati del Movimento 5 Stelle, Simone Borgherello, vogliono attuare per i nostri comuni. Chiaramente ci sono sempre degli interessi economici dietro a quelle scelte che non riusciamo a spiegarci perché sembrano incomprensibili, senza una logica. Perché se è così semplice di separare la spazzatura per evitare i cattivi odori, per evitare il percolato, perché non viene attuato? Ma evidentemente ci sono gli interessi economici legati forse alle ecomafie, perché continuiamo ad aumentare discariche, a pensare che l'unica soluzione per i rifiuti sia di considerarli sempre dei rifiuti anziché delle risorse. Probabilmente perché è molto più remunerativo avere delle discariche dove magari andare a conferire anche materiali scomodi, materiali tossici che altri paesi o altre regioni non vogliono dover smaltire, con i costi molto elevati che sono previsti per lo smaltimento di rifiuti. E poi cittadine meravigliose come questa, dove che hanno un clima straordinario praticamente tutto l'anno, perché non facciamo in modo che le spiagge siano accessibili anche d'inverno, anche nei periodi non quelli della stagione estiva, in modo tale da continuare ad attirare un flusso di turismo e anche permettere a tutte le piccole e medie imprese di vivere ancora meglio, di dare un servizio costante in una città come questa dove tutto è possibile. Questi sono soltanto alcuni esempi del programma del Movimento 5 Stelle per Diano Marina e siamo qui pronti ad ascoltare i cittadini per sentire se ci sono delle esigenze concrete. Il Movimento 5 Stelle vuole eliminare quella distanza che fino ad oggi è sempre stata la norma tra istituzioni e cittadini. Grazie.